Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Come sta? Tutto bene? Io sì, o almeno credo, perché di là nell'appartamento ovviamente fanno i lavori. Quindi io vi giuro proprio, che se disturbano troppo lancio la scatola della barilla dei tortiglioni attraverso la loro finestra, perché non è possibile che lavorano solo esclusivamente quando faccio i video io, cioè non lo so, boh, hanno magari un allarme del tipo Elisa sta facendo un video, dai, iniziamo a lavorare, bam, bam, bam. Cioè, non lo so, vabbè. Ho una maledizione. Lo so, lo so. Allora, prima domanda. No, prima domanda, non avevo ancora detto il video, che è questo qua, comunque, come avete letto dal titolo, è il video Best of 2018. Ho fatto questo video anche per l'anno scorso, quindi se non l'avete visto vi spiego in breve cosa è questo video. Ho scelto determinate categorie, per ogni determinata categoria ci sarà un best of, quindi quella cosa che ha caratterizzato per quella categoria questo anno. Iniziamo subito. Allora, il best film, sinceramente non so quale possa essere. Tra due, ovvero, non vorrei dire il titolo sbagliato perché a volte mi confondo. Tutte le volte che ho detto ti amo, tutte le volte che ho scritto ti amo, ecco, allora ho già sbagliato. Questo film qua, davvero molto molto bello, non so come mai, ma non sono riuscita mai ad imparare il titolo. Oppure The Kissing Booth, both, both, both. Questo qua. Allora, sinceramente sono molto indecisa col mio account Netflix, perché, aperta parentesi, best, proprio best, best of 2018 Netflix. Però tra questi due film, sinceramente non saprei scegliere, però penso tutte le volte che ho scritto ti amo. Mi è piaciuto davvero tanto. Forse sono proprio il best film su Netflix, perché oramai non guardo più la televisione, ma solo esclusivamente Netflix. Per quanto riguarda le serie TV, invece, Dynasty in assoluto top. Cioè, io Dynasty, non lo so, cioè, ho proprio un amore verso questa serie TV. Non so come mai, però è proprio bella, mi intriga un sacco. È una di quelle serie che, non so, non riesco a dire no, basta, mi sta annoiando, non la guardo più. Proprio mi mette curiosità, mi piace. Poi Fallon, l'adoro, la guardavo anche quando era Tori, no, no, Tori no, Jade in Victorious, quindi è tipo crush femminile da quando sono piccola, ovviamente Dynasty mi crea dipendenza, e quindi Dynasty, poi La Casa di Carta anche meravigliosa al secondo posto, poi Riverdale, terzo posto, queste tre forse sono state quelle più belle, e poi voglio citarvi anche You, che però ho in realtà finito il 1 gennaio, quindi non so se possa valere come serie TV del 2018, però fatto sta che l'ho iniziata a guardare nel 2018 e vi giuro, You è davvero meravigliosa. Ed è appunto come Dynasty, una di quelle serie che mandi avanti episodi come fosse niente. Davvero molto molto bella. Poi, vabbè, appunto, Netflix e Spotify invece forse sono le due app proprio dell'anno, perché ci passo davvero giornate intere, magari quando mi preparo per fare un video o cose simili, o ascolto musica da Spotify oppure guardo un film da Netflix come sottofondo. Sono state due applicazioni davvero che ho utilizzato tantissimo, forse più anche di Instagram, di YouTube, proprio perché quando mi preparo, quando devo fare un qualcosa, adoro avere come sottofondo o la musica o appunto un cinema, una serie TV, perché solitamente non mi fermo mai ad ascoltare musica per poi non fare magari niente, ascoltarle e basta. E nemmeno quando guardo serie TV le guardo e basta, le metto sempre come sottofondo perché sono una persona molto, non so come dirvi, molto attiva, quindi solitamente non mi sdraio mai sul divano a guardare una serie TV, ma la metto sempre come sottofondo quando faccio qualcos'altro. Quindi assolutamente Netflix e Spotify, poi ovviamente Instagram, quella top, ultra, ma si sa. Però queste due che ho proprio scoperto praticamente nel 2018 sono state le migliori di questo anno appena trascorso. Già. Poi, best profumo. Allora, dovete sapere che io ho una dipendenza per i profumi, ma come credo un po' tutte le donne, sinceramente.
E io personalmente, come in realtà anche tante altre, adora questo, che è il Poison con l'Hypnotic della Dior. Questo qua, non so se si può notare, ma è quello da... Stavo guardando quanti millilitri, eh? 150 millilitri, che è la size quella più grande, perché la faccio fuori letteralmente in, non so, 2 settimane. Io uso tantissimo profumo, infatti a volte può essere fastidioso, ma vi giuro, farei il bagno immersa nel profumo Hypnotic Poison di Dior. Mi piace un sacco, però allo stesso tempo lo stanno utilizzando praticamente tutti ormai, e quindi è un profumo che sento davvero tanto tanto spesso, e quindi non sento più questa fragranza come la mia fragranza, ma quella, come quella di tante altre, e quindi vorrei trovare un altro profumo sinceramente, ma questo non so, è imbattibile, ti amo. Dopodiché cibo e top del 2018. Ve li avevo già mostrati, però ragazzi, io i tarallucci del Mulino Bianco li amo. Cioè, li potrei mangiare letteralmente per tutta una vita. A colazione, a pranzo, a cena, spuntino di mezzanotte, non lo so. Mi piacciono un sacco, infatti anche questa, la confezione è quella più grande, tipo dentro, non so, 100 biscotti, e la faccio fuori in pochissimo tempo. Infatti tipo dovrei mangiarne 6 ad ogni colazione, ma ne mangio tipo 20. Vabbè, fatto sta che sono davvero molto molto buoni, se non li avete mai mangiati, mangiateli, secondo me sono i biscotti più buoni in assoluto, ma del Mulino Bianco poi li battono tutti. Cioè tutti gli altri, questi tarallucci li battono proprio. Quindi fidatevi, mangiatevi i tarallucci, sono molto buoni. Non è una sponsorizzazione, ovviamente, per il Mulino Bianco, proprio mi piacciono. Li mangiava anche mio papà quando era un po' più piccolo e in famiglia li adoriamo tutti. Adoro. Sì. Dopodiché, prodotti skincare top. Allora, qua non vi dico proprio un prodotto, ma più che altro la marca. Perché io, sinceramente, per tutto ciò che riguarda la skincare, pulizia del viso, saponi, eccetera, Sephora, giuro ragazzi, la amo, anche come creme, ma soprattutto perché è tutto molto molto idratante, creme, bagno schiuma, chi più ne ha me ne metta davvero, sapone, ma ha dei profumi assurdi, tipo questa è una crema alla rosa per il viso, ho preso la prima che mi capitava in mano in realtà, però sinceramente anche tutte le altre fragranze del tipo all'avocado, al cocco sono buonissime. E poi diciamocelo, c'è il packaging, è troppo troppo carino, però tralasciando il packaging che non è la cosa più importante, dato che bisogna soffermarsi solo esclusivamente sul prodotto, secondo me come qualità prezzo davvero è assurdo l'equilibrio che si crea, perché con sinceramente non so 10 euro una crema così buona, così idratante, che davvero protegge la pelle dal freddo, io non l'ho mai trovata. Quindi Sephora top, sinceramente. Per quanto riguarda invece il make-up, ho un bel po' di cose da farvi vedere. Prima di tutto vi parlo, vabbè, di questo e non so nemmeno cosa sia, cioè tipo lip balm, semplicissimo, trasparente, che sto indossando anche adesso, perché io sinceramente non ho praticamente utilizzato rossetti quest'anno, solo esclusivamente quando magari andavo in giro così, anche con il vento. Comunque i lip balm, quelli lucida labbra, super super basico, trasparente, perché mi piace davvero tantissimo. Sinceramente andare in giro con il rossetto non mi piace tanto, ma perché lo trovo molto scomodo, magari non so, esco a mangiare, metto il rossetto, poi mangio, mi va via tutto. E poi toglierlo è un po' brutto, perché non so, rimane bene o male delle grinzette delle labbra, oppure fare le labbra tanto tanto rosse, tanto tanto, come dire, gonfie, quindi non mi piace. E per questo quando vado in giro sempre solo lip balm, non è lip balm, perché lip balm? È lip gloss trasparente. Questo di NYX li utilizzo solitamente anche di Kiko, però questo l'ho trovato nel calendario dell'avvento, quindi al momento questo è molto buono, sinceramente. Dopodiché ho scoperto l'amore per i prodotti per le sopracciglia, che in realtà li utilizzo tanto, però da poco tempo, perché solitamente il mio trucco sempre mi faccio le sopracciglia, le faccio un po' male, però vabbè, fatto sta che me le faccio da praticamente un anno e mezzo circa, e quest'anno ho utilizzato tantissimo
questa matita qua di Kiko è quella super super basica nella colorazione 02. E poi, vabbè, Benefit Top per le sopracciglia ovviamente. E poi il Ready Set Brow di appunto Benefit, che è il gel fissante. Io utilizzo o questo qua, che mi sembra quello trasparente, sì, o questo trasparente, oppure quello anche direttamente colorato nella colorazione 02, che pettina le ciglia, le sopracciglia, ma allo stesso tempo dà anche colore. Vabbè, poi Benefit appunto top per tutto quello che riguarda i prodotti sopracciglia. Per quanto riguarda l'eyeliner, che ovviamente è un must have, ma della vita in generale, Kiko. Ma per il semplice motivo che secondo me qualità-prezzo di Kiko è davvero formidabile, perché questi eyeliner vengono 6,90, ma io vi giuro, di eyeliner ne ho provati tanti, mai trovato un eyeliner così buono. Ma anche da 50 euro, vi giuro, non supera l'eyeliner di Kiko, perché primo l'applicatore è fantastico, io utilizzo sempre questi in penna perché mi ci trovo molto meglio rispetto a quelli liquidi o quelli in Powerpot, come si chiama? Vabbè, intendo quelli nella scatolina, tipo quelli a gel, però fatto sta che io utilizzo questi qua, che sono quelli appunto con la punta, quindi fatti a pennarello. Ma vi giuro, tutti quelli di Kiko, che siano edizioni limitate come questa qua, che è tutta rovinata, quindi sinceramente non so nemmeno che edizione fosse, fatto sta che tutti gli eyeliner Kiko sono davvero formidabili. Questi qua in penna sono top. E questo qua è quello super normale, che c'è sempre tutto l'anno, tutti gli anni, ed è il Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Top, per 6,90€, ragazzi, è un affarone, fidatevi. E io l'eyeliner lo utilizzo davvero tanto. Questo qua ce l'ho su da stamattina verso le 9, ed è ancora qua tutto magnificamente. Sempre di Kiko, perché ragazzi, io ci ho fatto una collaborazione con Kiko, come sapete, ho creato il mio rossetto, ma ho scelto Kiko proprio perché è una marca che amo. E questo qua, che è un correttore, quello Skin Tone Concealer, piccolino, così. Non dura tantissimo perché ovviamente è molto piccolino, però sinceramente 6,90€ copre tutto. Occhiaie, brufoli, bollicine, macchie, tutto. Quindi sinceramente io questo qua ve lo super, super, stra consiglio, insieme all'eyeliner. Se devo scegliere proprio due prodotti, vi dico questi due, eyeliner e correttore di Kiko, perché formidabili, davvero. Per quanto riguarda cosa più bella dell'anno, ovviamente, senza ombra di dubbio, Ops. Ops è stato un sogno, perché non è un libro e basta, è un insieme di emozioni, di legami, di rossetti, di una canzone, di tante cose, e quindi rimarrà per sempre il mio progetto del cuore. E lo porterò per sempre con me, vi porterò per sempre con me, perché ovviamente ci siete anche voi in questo progetto, voi più di chiunque altro tra un po'. Quindi Ops è stata la cosa più bella di quest'anno, e ve lo continuerò a dire, perché ogni volta che ne parlo ho gli occhi a cuoricino, come vedete, e ho sempre tanta emozione, perché se penso che 100.000 di voi hanno la copia di Ops, mi viene... Mi viene tanta felicità, tanto da non sapermi esprimere davvero, come potete notare. Quindi Ops, cosa più bella di quest'anno sicuramente. Cosa più brutta, purtroppo, la perdita di mia nonna, però si va avanti ed è una cosa purtroppo che succede, naturale. Però ovviamente si fa fatica ad accettarla. Poi in realtà, per quanto riguarda vestiti, cose così, sinceramente non riuscivo a trovare un best proprio, o dei best, perché ho utilizzato davvero tanti vestiti e io ho un'ossessione per i vestiti, quindi non potrei tradirli e sceglierne magari solamente uno. E quindi non ne ho scelto nemmeno uno, per non tradire tutti gli altri. Sì, non so se questo discorso possa avere senso, però fatto sta che ho utilizzato davvero tantissimi vestiti, non so sinceramente dirvi un best, anche perché forse tanti ora come ora li ho usati così tanto che li ho dovuti buttare perché magari erano rovinati, e quindi non li ho qua da farvi vedere. Quindi questo qua in realtà era il video, e per quanto riguarda la musica, ragazzi, cosa ve lo dico a fare? Ultimo, vita mia, ti amo, non lo so, vabbè.
quindi non vi faccio ascoltare nemmeno le canzoni perché ve le faccio ascoltare sempre in ogni video. Fatto sta che Sogni Appesi, Pianeti, Tirani col silenzio, Farfalla bianca, Buon viaggio, Cascare nei tuoi occhi, cioè tutto, entrambi i suoi due album sono nel mio cuore e hanno segnato questo 2018, sì, insieme a Waves di Dean Lewis. Adoro. Io vi mando un bacio, vi voglio tanto 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 bene. Ci salutiamo qua e vi aspetto domani con l'ultimo video. Sì, perché domani è il 7, quindi uscirà l'ultimo video per questa settimana di video. Ma bacino, vi voglio bene, grazie perché siamo entrate anche in tendenza, tipo decimi, boh, così. Grazie. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool for